Rivolta d'Adda, spareggio, calcio serie D femminile fra Agrate e Pieve 0-10. Lilunghi, Battaini, Stefanelli, Macetta, Gazzetto e Scala. Cremaschini al tiro, entra dentro l'area. Nani perde il pallone, però non riesce a coordinarsi per... Palla che scorre in avanti, attenzione, Moroniti con la velocità, passa davanti a Carubelli, un po' di campo, entra in area, Moroniti va, il dribbling ancora, Moroniti, Moroniti, la copertura di Perego. Sbaglia il controllo Gervasoni, adesso è sola la conclusione, la palla finisce fuori. Prova a mettere giù il pallone, se ne va Cremaschini, prova a entrare dentro l'area, va al cross, Radogna, c'è il Agrate, ancora Cremaschini, ruba una palla dentro l'area, prova la conclusione, palla che rimane dentro l'area, sbaglia, prova Moroniti, altissimo, Battini fa correre Spreafico, il cross, attenzione, l'uscita di pugno di Narchetti, palla che passa, Cremaschini, il sinistro e la parata da parte di Giulia Radogna. Per la battuta del calcio d'angolo, eccolo che arriva la palla in mezzo, palla limite, il tocco di mano, il calcio di rigore, attenzione, il rigore per il Pieve, il rigore, parte Tinelli, il tiro e il gol per Monica Tinelli, 1-0 per il Pieve che sblocca la gara su calcio di rigore. Dentro per Gervasoni, Bertagli, Gervasoni, la conclusione, la palla fuori di un paio di metri. Gervasoni tenta di ridare e far correre ancora Biffi, ma su questa azione arriva il fischio finale di Aricò. Finisce il primo tempo, 1-0 per il Pieve, gol su rigore di Monica Tinelli al 43esimo minuto. Oh, Spreafico che vince un rimpallo, prova a liberare il destro, attenzione, ce la fa, la conclusione, alla sopra la traversa. Maschini prova ad andare fino in fondo, vediamo se riesce ad andare al cross, va direttamente al tiro, palla toccata da Radogna, direttamente in porta, va Simona, la palla sopra la traversa, ci prova ad andare Battini. Un altro dribbling, il diagonale, la parata, altro lancio in avanti, Moroniti, provata là dentro ancora per Cremaschini, attenzione, sola Cremaschini, il diagonale, il 2-0, raddoppio, Deborah Cremaschini, Pieve sull'assist di Moroniti al nono minuto, micidiale contropiede, facile per l'Agrate che deve rimontare due gol. Battini ancora sulla destra, arriva il cross, la palla che rimane lì, la parata, altro mischia Gervasoni, non riesce a centrare la porta, salva poi con la faccia sul tiro di Spreafico.